Faccio a tutti ragazzi, qui è Canubo e benvenuti in un nuovo video. Lo scorso video ragazzi riguardo le guide su Rides è andato benissimo. Ho ricevuto tantissimi feedback positivi da parte vostra che avete provato e testato il Champion e vi siete resi conto quanto esso possa essere forte, anche giocato così con l'Everfrost e con i consigli che vi ho dato, e sono veramente contento di ciò. Ho avuto tantissimi like, anche tantissime condivisioni e anche tantissimi iscritti. Abbiamo fatto 40 iscritti solo con quel video, che secondo me sono tantissimi. E quindi ho deciso di riportare un secondo episodio con questa serie, di questa serie. E oggi andremo a trattare un altro dei champion che ho masterato, tra virgolette, durante queste season, ed è Camille. Voglio dirvi un'altra piccola cosa, ragazzi. Tendenzialmente questa serie sarà una serie nella quale io vi parlerò dei tratti o dei champions che io conosco. Perché se mi dovessi fare una guida avanzata su un champion come... non so, 7 che non ho mai giocato, sicuramente non verrebbe una guida dettagliata come vorrei, poiché non ho quasi nessuna informazione sul champion in sé per sé. Detto questo, porterò un nuovo tipo di struttura per questa tipologia di video. Fatemi sapere se questa struttura è ideale per voi e fatemi sapere se anche con questo nuovo champion riuscirete a creare comunque il ranked. Vi ricordo di andarvi a vedere nella scheda lì sopra il primo episodio con Rides e buona visione ragazzi. Allora, andiamo a vedere in modo più dettagliato le skill di Camille. Molte persone nel primo video di Rides appunto hanno avuto un po' di problemi su questo. Nonostante questa voglia essere una guida avanzata, credo sia comunque ok fare un piccolo reminder delle skill, quindi sarà molto molto veloce. Passiva di Camille, ogni tot secondi, avanzando con il livello, questi secondi diminuiranno, quindi il CD della passiva di Camille diminuirà. Attaccando il champion avversario riceverete uno scudo adattivo MR o armor che andrà a mitigare un po' di questi danni a seconda del danno maggiore che ha quel champion, ovvero se quel danno vi farà più danno adattivo di attack damage, non mi viene la parola in italiano, comunque di danno AD, riceverete uno scudo armor. Se quel champion invece farà una maggior parte di danno AP, riceverete uno scudo per quanto riguarda la magic resist. Molto basico così con Camille. La passiva, la Q vi permette di avere danni bonus sui prossimi attacchi, sul prossimo attacco di Camille, e se dovete, e se aspettate un secondo e mezzo dal primo hit della Q, riuscite a fare un secondo hit di Q che provocherà un 2 damage al target. Ricordiamoci sempre ragazzi che la Q di Camille dà velocità di movimento, molto importante ragazzi questo fattore. W di Camille fa una skill a cono con due coni, un cono minore e un cono maggiore. Il cono più lontano da voi slowerà e vi farà sustenere, slowerà l'avversario e farà sustenere voi. Quello minore fa semplicemente meno danno rispetto al maggiore e non vi dà nessuna delle statistiche di quelle prima. Lei di Camille, il famoso rampino, una delle skill più forti di Camille, che vi permetterà di aggrapparvi a un muro. A un muro che può essere anche creato da un altro champion, quindi anche la Q di Ornn, anche la E di Trundle, aerei d'Italia eccetera eccetera. E il range di questo rampino aumenterà nel caso in cui dall'altra parte ci sia un champion nemico, e hitando il champion nemico riuscirete a stonarlo per una piccola quantità di secondi e in più a portare il vostro attack speed a una velocità aumentata per 3 secondi, adesso non mi ricordo quanto è, però per un momento di tempo avete più attack speed hitando l'avversario. La R invece, l'R di Camille vi farà il target, è una R a target e immobilizzerà il nemico in una determinata area. Ricordiamoci ragazzi che questa R di Camille può essere usata sia per doggiare, questo lo vedremo più tardi, sia per doggiare eventuali skill avversarie e sia per fare più danno, perché io vedo molte Camille che fanno la ulti a fine trade, cioè quando fanno solo la Q maxata fanno la ulti per resettare, ma la ulti ragazzi vi fornisce più danno, e questo lo andremo a vedere in modo più dettagliato nei video nello step dopo. Ragazzi, parto subito col dirvi che non vi spiegherò cosa fanno le rune, cioè non vi spiegherò questo fa questo, il Conqueror fa questo, il Gas fa questo, vi spiegherò cosa serviranno su Camille e perché sono così importanti, quindi non, le rune ve le andrete a cercare voi per conto vostro. Conqueror o Grasp, queste sono le due rune che ho testato molto su Camille e quelle che mi sono piaciute di più. Ho giocato anche il Priest di Attack, ma non mi piace troppo perché su Camille preferisco avere danno sostenuto piuttosto che avere un single target damage dopo il terzo danno e poi danno leggermente sostenuto dopo. Detto questo, quando il Grasp e quando il Conqueror? Questa è la domanda più che mi viene fatta più volte sia nelle streaming che sia nei video su YouTube. Vi risponderò così. Innanzitutto partiamo dal presupposto che con Camille, se giochi Conqueror, secondaria metti Resolve, se giochi Grasp, secondaria metti il ramo giallo, adesso non ricordo come si chiama.
Una delle rune, ragazzi, più importanti che non può mancare su Camille è il colpo di scudo. È quella runa che ci permette di aumentare di tantissimo le statistiche della passiva di Camille, quindi è una runa che non potrebbe mancare. Poi, a seconda del matchup, Second Wind o Bone Plating, semplicemente ho un champion che mi rassa molto in lane, prende il Second Wind, ho un champion che in lane non vuole rassarmi ma voglio farmi on hit, tipo Renekton, tipo un Kennen, Bone Plating. Ok, poi ovviamente Kennen in early game cercherà di farti danno nel tempo, però questo è a vostra discrezione, semplicemente. Perché Grasp e perché Conqueror? Allora, partiamo dal Grasp. Il Grasp, io come player lo giocherei tendenzialmente in all-in che non ho possibilità di vincere, ma che ho possibilità di scalare. Cosa vuol dire questo? Vi illustro il peggior matchup di Camille. Camille contro Jax. Ci counterà tutto, ci counterà il danno sostenuto, ci counterà la passiva, perché se Jax vuole tradarci, attiva lei e noi non possiamo prendere il nostro scudo, che è uno dei tre dei più forti che si possa fare con Camille. È vero che il game riusciamo a tenerlo molto bene, Jax però ci dà molto molto disturbo tramite questa suo skill path. Perché il Grasp? Il Grasp è una di quelle rune che ci permette di avere una link phase molto passiva, ma allo stesso tempo con molto danno, perché oltre a fare più danno ogni 4 secondi ogni volta che abbiamo appunto Grasp bloccato, ci permetterà di prendere un po' di HP. Sentite bene, un po' di HP quando andremo a hittare il campione avversario. E la cosa buona di questo Grasp su Camille è che quando andremo a prendere quei piccoli HP avremo lo scudo che ci difenderà dal trade dell'altra persona. Quindi saranno sempre HP che andranno a maxarsi sempre di più, sfruttando sempre lo shield e comunque la Grasp di Camille. E la cosa più importante, ragazzi, è che Camille ha un champion che è molto versatile, quindi voi potete tradare quando e come volete voi. Vuoi bloccare il Grasp? Torni indietro. Vuoi ribloccarlo? Torni indietro. Il champion avversario, tranne in un'occasione tipo come Renekton che vi fa la W però che il PT istantaneamente, il Conqueror, soprattutto in early game, non verrà mai proccato contro un champion come Camille. Quindi anche questo è molto molto importante. Invece quando è il Conqueror? Il Conqueror va buildato su Camille sia quando volete avere comunque un po' di sustain in più rispetto alla norma, buildando magari contro un tank, sia quando sapete che dopo il secondo oggetto o il terzo oggetto, tendenzialmente sono questi due oggetti che dovrebbero sbilanciare Camille, il secondo e il terzo, riuscirete a killare il champion nemico. Ragazzi, prima di andare con le skill, vorrei portarvi a conoscenza delle ottimizzazioni di Camille. Questo perché? Perché credo sia un discorso molto più lungo e voglio farlo in maniera molto più concisa e poi andremo a vedere le skill. I due item più importanti da vedere su Camille sono Triforce o Divine, Sunderer. A seconda delle quali si builda, si prendono path diversi. Il Divine vuole essere fatto tendenzialmente contro champion che sono, hanno una natura molto tanky, e il Triforce verrà fatto tendenzialmente contro champion che andranno molto più per il danno piuttosto che per tankare effettivamente Camille. Ora, a linea molto teorica, questo è quello che penso. Ho il Grasp, andrò per l'80% delle volte di Divine. Ho il Conqueror, andrò per l'80% delle volte di Triforce. Pro Play, uno dei OTP di Camille, che è Durudut, non so se lo conoscete, è uno dei persone più forti che gioca Camille, va sempre di Divine, sia se va di Conqueror sia di Grasp, quindi magari questa mia informazione potrebbe essere sbagliata, però io riesco molto di più a bidare Triforce che Divine, perché mi fornisce l'attack speed e in più mi fornisce una passiva della Triforce, oltre all'attack speed, anche che si stacca fino a 5 volte, che è la passiva della Triforce proprio, della Triforce Strike, che vi permette di avere più danno sulla seconda Q. Questo è quello che avrete anche con la Divine, perché la Divine vi permetterà di avere comunque danno in base agli HP dell'avversario. Tendenzialmente prendete Grasp, andate Divine, prendete prendete Conqueror, andate Triforce, iniziate così e poi col tempo riuscirete a evolvere la vostra strategia. Però come inizio, Grasp, Divine, Conqueror, Triforce, iniziate così. Ok ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate della spiegazione prima riguardante gli item, perché sennò ci saremmo ore a parlare di tutto ciò e il video verrebbe troppo troppo lungo. Andiamo a vedere quali sono le skill e i combo di Camille. Tendenzialmente la combo più basica è sempre quella di resettare gli attacchi, normal attack Q per resettare l'attacco, normal attack true damage. Questa è la combo sempre basica che in teoria si dovrebbe fare con qualsiasi champion, soprattutto se si fa resettare una skill con un normal attack. Ora voglio dirvi una cosa ragazzi, e questo, se voi apporterete questa cosa nel vostro gameplay, vi assicuro che riuscirete a percepire quanto Camille sia più forte rispetto a quando la giocavate voi, ok? Ragioniamo insieme. La W mi cura, ok? Adesso, ragionando insieme, quando è il momento migliore per usare la W con Camille? Proviamo a ragionarci insieme ragazzi, almeno così aprite anche la mente e cercate di introdurvi in questo mondo, che è quello di farsi una domanda e cercare una risposta per sfruttare al massimo quello che ci viene offerto dal gioco. Ora stop un attimo il video, pensaci
Perfetto, spero tu ci abbia pensato e abbia stoppato il video. Io sono stato zitto nel mentre per ridere. Il momento migliore, ragazzi, per usare la W con Camille è sia quando voi siete ciancati e sia quando l'avversario è ciancato. Io vedo Camille anche in Diamond che fa la W full vita. Ma se tu tanto vale che ti fa la W full vita, ok? Perché non mi vieni in? Mi fai un attack Q? Facciamo un trade. Io perdo anche di meno perché ho comunque lo scudo della passiva. Tu perdi 200 HP, io ne perdo 300, W, ecco là che io ne ho persi solo 100 e tu ne persi 400. Quindi il momento adatto, migliore, proprio più efficace per usare la W con Camille è quello di usarla dopo aver fatto un trade con un nemico. E quel trade dovete cercarlo voi. Se il nemico se ne va da quel trade, vi va bene, lui perde CS e voi siete comunque messi bene. Quindi ricordatevi sempre quando è il momento migliore per sfruttare la W di Camille. Già apportando questa piccola modifica al vostro gameplay noterete tanto ragazzi miglioramento tra state. Poi c'è la famosa E che a seconda di domandate col champion avversario riuscirete a hittarlo e prendere movement speed e l'attack speed, quindi è abbastanza una skill abbastanza basica. Camille non ha troppe combo, come ho già detto le combo migliori sono quelle ragazzi di normal attack reset, normal attack reset. Un'altra combo potrebbe essere normal attack Q, faccio la E e poi faccio il true damage. Questa è una combo che in lane è fortissima ragazzi, anche questo usando questa combo nel vostro gameplay riuscirete veramente a improvare questa piccola cosa. Cosa vuol dire questo? La mia seconda Q fa più danno rispetto alla mia prima Q, giusto? E la mia Q da movement speed. Quindi, se uso la Q e poi uso la W a livello 1, è difficile che l'avversario mi riesca a correre out dal range di W perché avremo entrambi la stessa movement speed, a meno che non farà una skill a sua volta di dash per andare via. Quindi, prima combo, Q, W, Q sul minion, W, e poi true damage sul champion nemico. Quindi, in un'ipotesi tale che il nemico sta scappando, faccio la Q, W, normal attack Q ancora meglio, ad esempio, come combo. Tipo magari questa potrei farvela vedere ragazzi, ma mi servirebbe qualcuno che mi si metta là e faccia quello che dico io. Però ecco, abbastanza difficile, soprattutto perché sto registrando dopo 9 ore e mezza di live, sto registrando questo video ed è mezzanotte, quindi ecco. Un altro ipotetico spot per fare un bel fight con l'avversario è quello di fare normal attack Q, andare dietro per non farsi hittare dopo una volta che ti ha levato lo scudo, rientrare di E, true damage, ad esempio. Questa è una delle migliori combo che si possa fare con Camille, perché io vado sull'avversario, lo hitto, ho lo scudo, l'avversario non può farmi danno, mi allontano, così lui per cesare e farmi danno, magari vuole cesarmi e farmi danno per contratredare il mio trade, e in true damage. Questo ci permetterà di fare tantissimo danno all'avversario e soprattutto di camparcela con pochissimi HP. Cioè con pochi HP ne va di differenza rispetto all'avversario. Se andate ragazzi sul mio canale Uncut troverete tantissimi video in cui gioco così Camille, quindi è molto molto facile da giocare. Per quanto riguarda ragazzi la R non ha tante combo Camille, ma sono combo così micro che se giocate bene vengono giocate in maniera perfetta, non ha combo difficili. Un'altra combo molto importante ragazzi è quella di fare Q, ulti, fai tutto il tuo danno e successivamente appena l'ulti sta per finire fare le addosso all'avversario. Perché questo? Perché quindi dovete farlo ovviamente solo se state vicino a un muro, perché se fate la R e poi siete lontano al muro e fate la E, la R finirà prima perché uscirete fuori da range di R. Se io faccio la R e sto vicino a un muro, appena sta per finire la R faccio lei, il mio avversario non può flashare via, la direzione sarà quella, ok? Quindi non può mai scapparci dalla nostra E. Concatenate un CC, prendete attack speed e lo distruggete. Ricordatevi ragazzi che la R fa anche danno, quindi non usatela per la città dell'avversario, usatela magari a metà HP dell'avversario in modo tale da fargli sempre più danno, ok? Adesso ragazzi andiamo alle fasi finali di questo video con Camille, che è la laning phase. Ora, la laning phase come sapete è sempre un discorso molto molto ampio, soprattutto con questi tipi di champion, Bruiser AD, vi do delle direttive molto molto semplici che vi aiuteranno sicuramente a migliorare il vostro gameplay. Se non volete pushare perché avete contro un champion che vi riesce a frizzare la wave e vi riesce a fare molto danno, tipo contro Darius, contro Camille, contro Irelia, che magari vuole sproccare la sua Q e la sua passiva, non usate la W sull'avversario, a meno che non vogliate pushare la wave. Usare la W sull'avversario vuol dire già automaticamente lasciarsi che la tua wave pusherà la wave nemica. Quindi questa è una cosa che volete fare solo e solamente quando, uno, volete avere il controllo della wave e potete averlo, due, quando non soffrite troppo il fatto che l'avversario possa frizzare e farvi levare CS. Un conto è se l'avversario frizza perché vuole stare safe, ad esempio, e quello a noi non ci toglie troppo perché continuiamo comunque ad assarlo un po'. Ma se l'avversario frizza per farci per levarci CS, perché non possiamo andare troppo avanti, non possiamo esporci ad esempio contro un Darius, ok? Questo comporterà ovviamente la nostra loss. Laning phase con Camille, ho pressione, posso recallare, che oggetto posso comprare col primo back? Sicuramente la Shin è un ottimo oggetto, può essere un ottimo oggetto anche di della Trifos se fate la Trifos, di del Divine se fate il Divine, no il King of them, l'altro di ognuno. Cosa posso fare invece con Camille? Camille ragazzi è un champion che ha molta personalità, avete livello 6, mid chi c'è? Cassa, Dinari,
E R, gun con mid. Anche questa è una cosa molto molto importante da fare con Camilla, ragazzi, soprattutto se mid avete un carry e soprattutto se avete la giusta wave per roamare. È molto molto importante, ragazzi, sfruttare tutto il kit di questo champion. Ha un R che mobilizza e un E che ha un range enorme. Sfruttiamolo per dare vantaggio al nostro team. Se volete vedere altri video su Camilla potete andare sul mio canale Uncut, ho molti game e sicuramente potrebbe aiutarvi a vedere come la gioco io in Diamond. Oltre a ciò, se avete qualsiasi domanda, ragazzi, qualsiasi dubbio e qualsiasi, volevo anche qualsiasi informazione, scrivete sotto al video, commentate e sarò più che lieto di rispondervi. Io spero, ragazzi, che il video vi sia piaciuto. Chiedo alla regia per favore di mettere la full webcam se possibile. Eccoci qua. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, condividete, io proverò, ragazzi, a migliorare pian piano la serie, a cercare di portare a un livello sempre maggiore rispetto a quello che è, ma mi serve anche il vostro aiuto e voglio che voi capiate che io all'incirca adesso sto streamando dalle 9 alle 10 ore al giorno e carico anche video sul canale Uncut, ok? Quindi letteralmente ho un giorno libero a settimana e qualche volta gioco a poker anche quel giorno, quindi spero che se i video siano non di qualità troppo alta, io veramente, ragazzi, ce la metto tutta, ma se notate che non sono di qualità al 100% ma sono solo 80%, va bene dirmelo, ma fate conto che sto veramente, ragazzi, mettendo anima e corpo per portare avanti tutto in maniera migliore, perché mi sono reso conto di quanto io possa essere fortunato ad aver unito la mia passione e il mio lavoro. E non voglio buttare questa occasione. Quindi, ecco. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti, perché il 26% delle persone che vedono i miei video non sono iscritti. E a faccia a tutti, ragazzi, dal vostro canale. Vi auguro una splendida giornata.